Sì, è qua. Cosa no? Lo uniamo, no? Gli ultimi due sono uniti. Cosa no? Ah no, sotto il sfotofondo. Quelli che ci sentono da casa e buongiorno a tutti. Oggi, diciamo, sottolineo gli annunci a fine culto. Sottolineo perché abbiamo un paio di cose, non che le altre non siano importanti, ma già che ci siamo, parliamo di un paio di cose su cui abbiamo lavorato come responsabili di questa chiesa per un po' e ve le vorrei far vedere. Perché sono anche un riflesso di quello che abbiamo discusso e deciso durante l'assemblea di chiesa. E così, siccome abbiamo lavorato per voi, ci fa piacere anche farvi vedere che cosa abbiamo fatto. Ieri sera alcuni di noi sono stati a un bellissimo studio biblico su Verso Regina. E abbiamo letto insieme a un gruppo di credenti il capitolo 2 del libro di Giona. E abbiamo chiacchierato, ho sentito dire delle cose molto interessanti. E una delle cose che uno dei, diciamo, dei presenti ha veramente sottolineato è stato il versetto 10, la seconda parte del versetto 10, che ho pensato che vi avrei letto stamattina come micro introduzione al culto. Giona è dentro il pesce, nella pancia del pesce, o nella bocca o nella pancia o non so dove fosse, del pesce, c'era perché lui aveva combinato un pasticcio, no? E in questo anche ieri sera abbiamo detto, uno di noi ha detto Giona, uno di noi. Effettivamente sì, effettivamente sì. Avreste dovuto andare a destra, sei andato a sinistra. È successo un pasticcio, con chi te la prendi? No? È così. Per cui Giona è lì, ragiona, pensa, insomma, capisce tante cose, come succede a noi quando ci troviamo in un pasticcio e capiamo che appunto ci siamo cacciati da soli. Lì ragiona, diciamo, le cose stanno per cambiare per Giona e Giona, diciamo, conclude questo suo ragionamento, preghiera, con: la salvezza viene dal Signore. La salvezza viene dal Signore. La salvezza viene dal Signore. E stamattina vorremmo parlare anche di questo, della salvezza che viene dal Signore. Poi predicherà Tony, ora lo odiamo. Andiamo avanti sereni e tranquilli perché la salvezza viene dal Signore. Noi non temeremo, anche se la terra si dovesse spostare e se i morti e i monti fossero gettati nel mezzo del mare e le sue acque infuriassero e schiumassero, i monti tremassero al suo gonfiarsi. Cantiamo due inni che dichiarano la forza di Dio per noi. Quando ci sentiamo spaventati o sopraffatti, dovremo invocare il Signore, chiedendogli
di essere la nostra forza. Quando troviamo il nostro posto tra le forti braccia di Dio, troviamo il riposo e la pace. Cominciamo con inno 101. Chi temerà?
lascerai mai. Posso già vedere una luce che risplende per me, e più del sole mi scalderà. Il buio finirà e per sempre con te resterò. Non ho timore, avanti andrò. Io non ho paura, perché so che sei con me, e perché tu sei con me. Chi temerò? Chi temerò? Tu non mi lascerai mai, anche se la notte è buia. Tu non mi lascerai mai. Posso già vedere una luce che risplende per me. Il buio finirà e per sempre con te resterò. Per sempre con te resterò, per adorarti, per adorarti. Tu non mi lascerai mai, anche se la notte è buia. Tu non mi lascerai mai, quando il vento soffia forte. Tu non mi lascerai mai. La seconda parte del versetto del capitolo. Parla di soccorso, di Dio che viene in nostro soccorso. C'è un fiume i cui ruscelli rallegrano la città di Dio, il luogo santo della dimora dell'Altissimo. Dio si trova in essa, non potrà vacillare. Dio la soccorrerà al primo chiarore del mattino. Le nazioni rumoreggiano, i regni vacillano, egli fa udire la sua voce, la terra si scioglie. Il Signore degli eserciti è con noi, il Dio di Giacobbe è il nostro rifugio. Abbiamo un Dio che è una torre sulla roccia. Abbiamo un Dio che è il nostro rifugio nella notte, l'abbiamo anche cantato. Abbiamo un Dio che ha un nome, che è un nome grande, è un nome che quando si nomina la terra trema. E noi vogliamo gridare forte al nostro Dio, noi vogliamo alzare la voce al nostro Dio e dirgli che veramente il suo nome è una torre sulla roccia per noi, e che veramente il suo nome è un rifugio nella notte per noi, e che ci crediamo veramente. Sale al cielo.
raggiungerti e lodare il nome tuo, il tuo nome è una torre sulla roccia, il tuo nome è un rifugio nella notte, il tuo nome ogni voce gridi forte che niente al mondo ci salverà. La notte il tuo nome, ogni voce gridi forte che niente al mondo ci salverà. Ma il tuo nome è una torre sulla roccia, il tuo nome è un rifugio nella notte, il tuo nome, ogni voce gridi forte che niente al mondo ci salverà. La mia forza. Allora, io ho fatto un passo della Bibbia, nel Salmo 46, un solo versetto, che dice: O Dio, sei per me il nostro rifugio, una forza, un aiuto, sempre pronto nell'avversità. Nell'avversità. Cosa significa avversità? È quando una persona, la famiglia oppure la persona, si trova con tanti problemi che non riesce a superare, non riesce ad andare avanti, non riesce a camminare, non riesce a sentire la gioia. La Signore ti dice: rifugiati in me e tutte le tue avversità se ne andranno. Rifugiati in me e io sarò con te, sempre. Io posso dire che oggi, nella mia vita, mi sono rifugiato in Cristo, e per me è stata una benedizione grande, più che mai, una benedizione fortissima, in cui molti potrebbero capire o non capire, ma chi lo capisce, perché anche lui a sua volta ha passato in quell'avversità e sa che cosa vuol dire avere un'avversità dentro di sé, nella famiglia, nel mondo, tante, perché viviamo in questo mondo, ne apparteniamo, ma Signore ti rifugiati in me e io ti darò forza. Signore, ti diciamo grazie questa mattina, perché tu ci dai la forza di andare avanti, di continuare a operare per te, Signore, solo per te. Tu sei il nostro Dio, sei il nostro papà, il nostro amico, in colui che possiamo confidare i nostri problemi, i nostri pensieri, la nostra anima. Signore, ti diciamo grazie per questa mattina. Solo tu, Signore, puoi guidare ognuno di noi, Signore. Solo tu ci puoi trasformare la nostra vita. Ci può cambiare il nostro corpo, ci può cambiare la nostra mente. Signore, grande la tua benedizione, grande il tuo amore verso di noi, Signore, perché non meritiamo nulla, nulla di nulla. Ma Signore, tu ci hai benedetto, tu ci hai detto, vieni, rifugiati in me, sotto le mie ali. Oh Signore, grande il tuo amore, grande il tuo aiuto di noi, Signore, che sia fatta oggi la tua volontà nella mia vita, nella vita di ognuno di noi, Signore. E ti prego, Signore, guarisci coloro che hanno bisogno, una guarigione spirituale nell'anima,
Signore, tu puoi fare ogni cosa, perché niente è possibile, perché tutto è possibile. Grazie Padre, in nome di Gesù, amen. Amen. Io credo che una delle cose che mi piace di più di quello che stiamo così, su cui stiamo lodando e pensando e vediamo adesso, è proprio questo, che la religione ti dice devi fare questo, devi fare quello, se non fai così non piace a Dio e poi ti castigherà. E invece Gesù dice, ma io ho fatto tutto, è tutto pronto, venite tranquilli, vi rifugiate, è tutta a vostra disposizione. E questa cosa che io non devo fare niente, ma accettare, riconoscere quello che è già stato fatto e pronto, è una cosa che mi piace tantissimo. Amen. Il mio cuore e la mia anima è come una vera.
C'è la terza parte del Salmo 46, che è un po', diciamo, l'arrivo. L'ho immaginato proprio come l'arrivo. L'arrivo della corsa che conosciamo bene essere la corsa del cristiano, l'arrivo di una maratona come quella che si sta facendo ora a Genova, l'arrivo per capire cosa c'è all'arrivo, no? Il percorso l'hai fatto, ora sei arrivato alla fine e il Signore, sappiamo che è un Signore di grandi promesse. E la cosa bella è che dopo averci confermato che è il rifugio, la forza, la nostra forza, ed effettivamente siamo passati attraverso questo fiume che ci ha dato vita, ci ha dato potenza, ci ha dato anche la capacità di ricominciare a volte nel momento in cui cadiamo, il Signore alla fine, dopo averci dato tutta la forza, ci dice fermatevi. E la cosa bella è questa, è che abbiamo il riposo nel Signore. E dice fermatevi e glorificate. Al numero 8 dice venite, guardate le opere del Signore. Egli fa sulla terra cose stupende. Fa cessare le guerre fino all'estremità della terra. Rompe gli archi, spezza le lance, brucia i carri da guerra. Fermatevi, dice, e riconoscete che io sono Dio. Io sarò glorificato fra le nazioni, sarò glorificato sulla terra. Il Signore degli eserciti è con noi, il Dio di Giacobbe è il nostro rifugio. Queste sono, non sono parole a caso, non sono cose che leggiamo così e diciamo sì, vabbè, ok, però no, oggi noi viviamo un mondo di guerra, un mondo di incongruenze, un mondo che veramente è votato alla violenza, ok? Ma sappiamo che se ci fermiamo un attimo, ci guardiamo attorno, vediamo veramente le cose stupende che Dio fa attorno a noi, vediamo che fa fermare le guerre, vediamo veramente che è in grado di spezzare queste lance, questi carri da guerra. Fermatevi, dice a tutti noi e a tutto il popolo, a tutta la terra, fermatevi e riconoscete che io sono Dio. Vi propongo di fare lo stesso, abbiamo fatto un percorso, abbiamo capito veramente che il Signore è il nostro rifugio, abbiamo cominciato questo culto in questa direzione, siamo arrivati al punto in cui prendiamo la forza da Lui, come un albero che allunga le radici verso questo fiume. E ora fermiamoci un secondo, metabolizziamo questo percorso, facciamolo nostro e rendiamoci conto se effettivamente siamo in grado di dire al Signore, ciascuno per se stesso, Signore, io ti riconosco come mio Dio, tu sarai glorificato fra le nazioni, sarai glorificato sulla terra in quello che io faccio, in quello che io sono. Io ti vedo come il Signore degli eserciti, sei con noi, sei stato il Dio di Giacobbe, come oggi sei il mio Dio, sei il mio rifugio.
tuo nome, perché nel tuo nome, tra le tue braccia, noi abbiamo trovato il nostro rifugio. E rifugiandoci in te, Padre Celeste, tra le tue braccia, di chi temeremo? Non abbiamo timore di nessuno. Vengano i tuoi e i nostri nemici a smidarci, ma combatteremo con la tua forza, con le tue armi, Signore, e vinceremo, poiché, Signore Gesù, tu hai vinto il mondo e hai dato a noi di vincere nel tuo nome. Ti ringraziamo, Padre Celeste, ti lodiamo e ti glorifichiamo, perché in te troviamo la nostra forza e il nostro rifugio. Abbiamo bisogno del tuo perdono, però, Signore, e sappiamo che tu ci accoglierai sempre tra le tue braccia, purché tu ci dia, Signore, di pentirci delle nostre colpe, e allora tu ci purificherai, ci accoglierai, ci perdonerai e avrai pietà di noi, Signore. Ti ringraziamo, Padre Celeste, per tutto quello che hai fatto, e ci sentiamo deboli, Signore, davanti a te, ma forti per la tua grazia, per il tuo perdono e per la potenza tua che ci è pervenuta per mezzo del tuo figliolo Gesù Cristo, al quale vadano le nostre lodi, le nostre glorificazioni, la nostra ubbidienza e tutto il nostro cuore. Grazie, Signore. Amen. È vero che abbiamo innalzato Costino, glorificato Cristo Gesù. Facendo proprio un passo della Bibbia, capitolo 12 di Giovanni, versetto 16. Ho il suo discepolo non compreso sul momento queste cose, ma quando Gesù fu glorificato, allora si ricordarono che queste cose erano state scritte di lui e che avevano fatto queste cose a lui. E ora, Signore, ho glorificato te, Signore, mentre tu eri che entravi in Gerusalemme, trionfando. Ma le stesse persone, Signore, ti hanno condannato. Le stesse persone ti hanno messo la croce. Le stesse persone ti hanno flagellato. Le stesse persone ti hanno sputato, Signore. Le stesse persone, Signore, ti hanno messo a morte. E lì che Dio, Signore, oggi, con senno di fuori, diciamo, Signore, perdonaci. Perdonaci. Io ti ho condannato. Noi ti abbiamo condannato, Signore. Eppure non eravamo a quel tempo i tuoi discepoli. Ma oggi che lo sappiamo, ti chiediamo col profondo cuore, perdonaci, Signore. Perdono per quello che è stato fatto dalla tua persona, ma tu, come hai detto, hai vinto il mondo. E se non c'è su quella croce, tu non potevi vincere, non potevi vincere il mondo, ma su quella croce hai dato il tuo sangue per ognuno di noi, Signore. E per questa vittoria, Signore, siamo più che vincitori. Grazie, Padre. Amen. Amen. La famiglia Tishenko ormai non è più una famiglia così che passa il video del caso, ma ormai fa veramente parte della famiglia, della chiesa, eccetera. Tra l'altro adesso è una fase in cui stiamo un po' ragionando con Alvine, con Tony, di come passare, diciamo, da una gestione di emergenza, come quando sono arrivati qui Simeon, Gaslini, eccetera, a una gestione adesso un pochino più standard, un pochino più di continuità. Perché comunque l'emergenza, diciamo, si avvia a essere risolta, probabilmente dovranno rimanere qua, diciamo, almeno il prossimo mese, ma probabilmente anche i prossimi 6 o 12 mesi, per cui stiamo proprio ragionando insieme a loro in questi giorni di come trasformare, diciamo, l'accoglienza, così, appunto, sull'emergenza. Raga, come trasformare in qualcosa di un pochino più duraturo e standard, in modo che sia loro, ma soprattutto loro, possano, diciamo, stabilire una vita anche un po' di famiglia, un pochino più regolare. E quindi rimanete connessi, così vi racconteremo quello che verrà fuori da questa esperienza che fanno loro, ma che facciamo anche noi, perché sono tutte esperienze nuove in cui vogliamo fare il meglio possibile. Stamattina, come vi dicevo, adesso tocca a Tony predicare. L'ho già sentito una volta. Tony ha studiato in una scuola biblica a Buenos Aires, in Argentina,
perché abbiamo scoperto che abbiamo anche questa lingua in comune, oltre all'inglese abbiamo anche lo spagnolo, che aiuta molto Tony anche nel rapportarsi con tutti voi e con tutti gli italiani e così, per cui ci godiamo quello che Dio ha messo sul cuore di Tony per noi stamattina. In primer lugar, estoy muy contento de estar nuevamente con ustedes. Sí, davvero, tanto per cominciare, vorrei dirvi quanto sono contento di essere di nuovo qui con voi. Muchas gracias por las oraciones. Grazie mille per aver pregato per noi. Al fin traigo mi familia aquí. Davvero, finalmente porto la famiglia qua in chiesa. Decía verdad, estamos aquí con toda la familia. Sì, davvero, potete vedere che dicevo la verità quando vi dicevo che c'era anche la mia famiglia con me. Y muchas gracias por los cantos hoy en la mañana. Grazie mille per i canti di stamattina. Amen. Fue un muy buen tiempo para mí reflexionar. È stato un bellissimo tempo per me per riflettere. Quería compartir un mensaje hoy. Volevo condividere con voi oggi questo messaggio. Es un estudio bastante amplio. Sí, è vero, è uno studio piuttosto ampio. Lo voy a tratar de hacer dinámico y corto. Cercherò di farlo, di renderlo in modo dinámico, riassuntivo. Pero si estoy tardando mucho, háganme alguna señal. Ma se vi sembra che mi dilunghi troppo, fatemi qualche segno. Sí, o... Toccatevi l'orologio. Ah, sì. Ci vai a casa. Y ahí voy a terminar rapidito. E così cercherò di concludere più velocemente. Pero si ustedes tienen escrituras, la pueden abrir o prender, no sé. Se avete la Bibbia in mano, potete aprirla o accenderla, a seconda di dove ce l'avete. Hoy quería que veremos un pasaje de la Biblia que a veces provoca mucho contradicciones. Sí, stamattina mi vorrei concentrare su un passo della Bibbia che è vero che alle volte suscita delle contraddizioni. Pero no sé qué ustedes piensan, les pido una cosa. Ma qualunque cosa pensiate, e io non lo so, vi chiedo qualcosa. Que todo lo que nosotros sabemos, que lo dejemos de un lado. Di lasciare un momento da parte quello che sappiamo o crediamo di sapere. Y tratemos de ver la Escritura, lo que la Biblia dice por sí misma. Dai, guardiamo, cerchiamo di guardare quello che dice la Scrittura. Come dice la Bibbia, con le sue parole. Y cómo la Biblia complementa a sí mismo. E come la Bibbia completa quello che se stessa dice. Por ahí algún otro tiempo, si Dios permite, en otra predicación, yo preparo un PowerPoint, pero por ahora nos quedamos magari solo con... Magari la prossima volta che predicherò, se avrò l'occasione, se il Signore permetterà, mi presenterò anche un PowerPoint. Sì. Stamattina no, e va bene così. Y yo vi en libros de chicos o aún en las iglesias, yo vi al Pedro dibujado, así, una persona gordita. Tante volte ho visto nei libretti della scuola domenicale, ma anche in generale nelle chiese, ho visto spesso Pietro illustrato come uno un po' grande e grosso, un po' cicciottello. Ah, sì, bastante serio. Sì, un tipo serio. E tiene una cosa così acá, con un montonazo di chiavi. E qua ha un anello qua alla cintura con un sacco di chiavi. E è una illustrazione di una illustrazione che Gesù usò parlando sì, di Pedro. Effettivamente è un'illustrazione che Gesù stesso ha utilizzato parlando di Pietro. E per questo a volte entre los cristianos a volte hay unos chistes así cristiano che llegas al cielo y ves al Pedro e che alle volte la puerta. C'è una barzelletta, così una battuta che va bene anche per i cristiani, no? Che certo un giorno andrai in chiesa e troverai Pietro che ti apre la porta. Sì. Bueno, todo eso empezó de un pasaje de la Biblia. Ma effettivamente è tutto iniziato da un passaggio della Bibbia. Eso ya es fantasía de la gente. Sì, dai, vabbè, quello che segue poi è fantasia, Pero invenzione. Ma tratemos de ver lo que la Biblia dice en cuanto a Pedro. Ma guardiamo invece, diamo un'occhiata a quello che la Bibbia dice davvero di sto Pietro. Entonces los invito a un estudio de Mateo capítulo 16. Per cui vi invito a uno studio di Matteo capitolo 16. Vamos a mirar justamente los versículos del 13 al 20. E diamo un'occhiata ai versetti da 13 a 20. Y si mi hermano puede ayudarnos en leer esos versículos para tener un amplio dibujo de lo que está pasando. Así, recto 13, 16. A 20. Voi. Sí, 13, digo 20. Voi. Ajá, sí. Okay. Poi Gesù, giunto nei dintorni di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: chi dice la gente che sia il figlio dell'uomo? E si risposero: alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia, uno dei profeti.
Ed egli disse loro: e voi chi dite che io sia? Simon Pietro rispose: tu sei Cristo, figlio del Dio vivente. E Gesù rispondendo disse: sei beato, Simone figlio di Giona, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. E anch'io ti dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte dell'Hades non la potranno vincere. Io ti darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai in terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai in terra sarà sciolto nei cieli. Allora ordinò ai suoi discepoli di non dire a nessuno che egli era il Cristo. Quiero empezar con el versículo 16. Vorrei cominciare a mettere in luce il versetto 16. Y vemos que a pesar de lo que la gente pensaba de Jesús. E vediamo che a prescindere da quello che la gente credeva che Gesù fosse, Pedro entendió lo que Jesús era verdaderamente. Pietro aveva capito chi era veramente Gesù. Y es algo que vemos y observamos hoy en día. Che effettivamente è una cosa che vediamo oggigiorno. Sí, yo salgo a la calle. Sí, yo vado lì in strada. Y vengo una persona. E vedo uno. Y le pregunto. E gli chiedo. Chi è Gesù per te? Ma per te chi è Gesù? La gente mi va a rispondere differenti cose. La gente mi risponderà un sacco di cose. Y a pesar de que usen frases que yo estoy de acuerdo. E al di là del fatto che possano usare frasi con cui io posso essere d'accordo. Non sempre la persona le dà il significato della frase. Non sempre le persone risponderanno con delle frasi a cui danno veramente un significato, il vero significato. Quando, per esempio, dice: è un altro Signore. Quando dice: ma è il Signore. Però se è il Signore, le devo obbedire. Sì, no, aspetta un attimo, ma se è il Signore, gli devi ubbidire. Le obbedisce nella vita? E gli ubbidisci? Insomma. Però è il nostro Signore. Sì, ma allora, però se è il Signore. Entonces, aquí vemos que Pedro, no muchas veces en su vida, pero aquí dice bien. E qua vediamo che Pietro, ok, non gli succede spesso nella vita, ma qui risponde bene. E dice: tu eres Messias. E dice: tu sei il Messia, sei quello che è stato mandato. Perché la parola Cristo. Perché effettivamente la parola qui, Cristo. Es una palabra griega. È una parola greca. Y es lo mismo que en la palabra hebrea Mesías. Que es el equivalente de la palabra Mesía. Es lo mismo. Es la misma equivalente. Solo que Mesías en hebreo y griego. Mesías viene utilizzato in questo contesto, diciamo, ebraico, e Cristo invece è greco. Entonces él dice: tú eres Mesías. Per cui dice: sei Messia. Con esas palabras él decía todo lo que el Antiguo Testamento prometía. Que voleva, que intendeva dire, sottointendeva. Tutto quello che ha promesso l'Antico Testamento. Se sta compiendo in ti. Adesso in te si sta compiendo. Y tú eres hijo de Dios. E sei figlio di Dio. Reconoce la deidad de Cristo. Cioè Pietro riconosce il fatto che anche Cristo è Dio. Es lo que la gente no podía imaginarse. E quello che la gente sinceramente non si poteva immaginare. Porque ellos no veían un Jesús en gloria. Perché la gente non vedeva mica un Gesù nella sua gloria. Jesús vino con una persona simple. Perché Gesù invece è arrivato come una persona umile. Como una persona que ves en la calle construyendo edificios. Come un operaio che costruisce, fa muri, muratori, edifici, eccetera. 30 años estaba en construcción y después se fue por las calles predicando. In fondo è stato 30 anni coinvolto nella costruzione, nella falegnameria e poi è andato per strada a predicare. No, pero al escuchar a Jesús. Ma sentendo, ascoltando Gesù, la gente entendía que era alguien más que una persona. La gente capiva che era un po' di più. Le toccava il corazon. Di uno normale, gli toccava il cuore. Y los que eran sinceros delante de Dios. E quelli che avevano un atteggiamento sincero nei confronti di Dio. Decía: no es un hombre. Dicevano: ma questo qua non è un uomo. Está diciendo palabras de Dios. Questo qua parla parole di Dio. Pero los que no querían reconocerlo. D'altra parte, chi non voleva riconoscerlo. No, es una persona que se hace alguien, pero ma no sì, es. Ma sì, uno qualunque, un arrogante, non è niente di. Y vemos lo que Jesús le responde a Pedro. Diamo un'occhiata a quello che Gesù risponde a Pietro. Miren lo que le dice. Guarda. Sos muy bendecido. Gli dice: sei super benedetto. De que sabes esto. Che sai queste cose qua. Es la
bendición más grande que nosotros podemos tener aquí en la vida. Sí, porque en fondo la bendición più grande che possiamo avere noi in questa vita è saber lo que Jesús es. È proprio sapere chi Gesù è. Es entender lo que él es. È capire quello chi lui è. Pablo en uno de sus en sus letras, Paolo in una delle sue lettere dice que todo lo que tengo, todo lo que tenía, todos mis títulos, lo tengo por nada. Dice que tutto quello che avevo, sapevo, i miei titoli, li considero nulla. En comparación con el conocimiento de Jesús. Se li paragono al conoscere Gesù. Eso ya era demasiado para Pablo. E già questo era troppissimo per Paolo. Conocer lo que Jesús es. Conoscere Gesù per chi è. Nosotros podemos conocer lo que Jesús es cuando miramos las Escrituras. Efectivamente, noi leggendo qua possiamo scoprire chi Gesù è. Y podemos tener relación personal con él. E possiamo avere una relazione diretta con lui. Verdadera. Una relazione vera, reale. Jesús le dice: "Sos muy bendecido, bienaventurado." Gesù dice al 17a: "Sei super benedetto, sei beato, Simone." Pero le Ma, conociendo el corazón de Pedro. Ma visto che Gesù conosceva benissimo Pietro e quello che era dentro Pietro. Y nuestro corazón está muy parecido al corazón de Pedro. E diciamo che quello che dentro di noi assomiglia molto a quello che c'era dentro Pietro. Le dice enseguida. Aggiunge subito. Vos tienes este conocimiento no por carne y sangre. Guarda che tu sai queste cose non per la carne e per il sangue. Es una forma poética de decir. È una forma poetica di dire. Es una forma de decirlo. Que no es tu esfuerzo, no es non ci sei arrivato da solo. No es algo que llegaste a entender por estudiar 15 años en la universidad. Non è che te lo sei capito perché hai studiato 15 anni all'università. Es algo que Dios te ha revelado. È qualcosa che Dio ti ha rivelato. Es Dios hizo el primer paso. È Dio che ha fatto il primo passo. Para darnos a conocer. Per lasciarsi conoscere. Y es muy importante. Es una cosa importantísima. Porque cuando nosotros entendemos que Dios, que podemos conocer a Cristo. Porque una vez que habíamos capito que noi possiamo conoscere Cristo. Al Señor de los señores. Il Signore dei Signori. A veces nos puede llevar eso a la arrogancia. E questo addirittura ci può spingere a essere arroganti. Pero a la misma vez la palabra de Dios nos vuelve al balance. Ma contemporaneamente la parola di Dio ci dà ci bilancia, ci mette in equilibrio. Dice, no es nuestro esfuerzo e que dice, nosotros buscábamos a Dios y encontramos. Guarda che non è il tuo sforzo. Ah, cercavo Dio, l'ho trovato. No, non è così. Dios no. Bajó a la tierra. No, guarda che è Dio che è sceso para demostrar a sí mismo a la gente. Per mostrarsi alle persone. No tenemos nada para ser orgullosos. Non hai niente di cui vantarti, di cui essere orgoglioso. Es Dios que se demostró. No, perché è Dio che ha fatto uno sforzo per farsi conoscere da te. Pero sí somos muy bendecidos. Ma certo che invece sei super benedetto. De conocer a Cristo. Di conoscere a Cristo. El versículo 18. E andando avanti al 18 qua. Jesús vuelve la mesa. Gesù prende le cose da un altro punto di vista. Porque hasta este momento perché fin là hablaban de quién Jesús es. Si stava parlando di chi era Gesù. Y llegaron a clarificarlo bien. E sono arrivati a chiarirlo bene. Es Mesías. È il Messia. Hijo de Dios. È il figlio di Dio. Pero ahora Jesús vuelve la mesa y dice tú Pedro. Ma Gesù cambia punto di vista e gli dice allora Pietro e invece tu? Usted creo que sabe, ¿no? Que Pedro que Jesús le cambió el nombre a Pedro. Sapete, credo che lo sappiate, che Gesù ha cambiato il nome. Sí. Pietro non è il nome originale. Claro, su nombre era Simeón. Si chiamava effettivamente Simone. O Simone. Simeón. Simone. Y le cambió a Pedro. E Gesù gli ha cambiato il nome in Pietro. Il nome Pedro è una pietra. Effettivamente Pietro viene da pietra. Entonces Jesús ahora habla de quién es Pedro. Adesso Gesù qua sta parlando di chi è Pietro, dell'identità di Pietro. Y nosotros
al leggere un poco los evangelios sabemos quién es Pedro. Noi se andiamo un po' avanti e indietro nei Vangeli a leggere Pietro, poi alla fine lo conosciamo. No, no es nada parecido a la piedra. Non è uno che assomiglia molto a una pietra. Ma sì, es algo de cabeza dura. Va bene, sì, ok, era un testone, ma a parte questo. Però él cambiaba mucho. Era uno che cambiava un sacco idea. Si está todo bien, ¡wow! Bien, todo. Si andaba todo bien, ¡viva, felice! Si está todo mal. Si andaba todo mal. No lo sé. Oh, yo no soy niente, no centro niente. Pero Jesús ahora habla de lo que Jesús va a hacer con Pedro. Ma invece Gesù qua parla di quello che Gesù farà con Pietro. Lo que Jesús quiere hacer con Pedro y lo que va a hacer de Pedro. Quello che Gesù vuole fare con Pietro, quello che Gesù farà di Pietro. Entonces, Jesús dice, tú reconociste quién soy yo. Gesù gli dice, ok, bene, tu hai riconosciuto chi sono io. Ahora yo te digo quién vas a ser tú. E invece adesso ti dico quello che sarai tu. Y le dice, tú eres una piedra. E gli dice, tu sei una pietra. Y en esta piedra. E sopra questa pietra. Yo voy a edificar. Io edificherò. Mi iglesia. La mia chiesa. Aquí, gente, para tener bien el balance de qué está pasando aquí. Ok, per capire bene in un modo equilibrato quello che sta succedendo. Tenemos que simplemente prestare attenzione al texto. In fondo basta che leggiamo con attenzione il testo. No, el Pedro no es la persona central. Non è Pietro la persona centrale. Porque Jesús dice que quién va a edificar la iglesia. Perché Gesù. Chi è che dice Gesù che edificherà la chiesa? El o Pedro? Lui o Pietro? El. Lui, Gesù. È Cristo lo che va a hacer. Sì, è Cristo quello che agisce. Non è il Pedro che va a edificare la iglesia. Non è che Pietro adesso si fa la chiesa. E Gesù dice, io. No, no, Gesù dice, io. Voi avete edificare. Io edificherò. La iglesia di chi? Di Pedro o di Gesù? Edificherò la chiesa di chi? La chiesa di Gesù o la chiesa di Pietro? Dice, mi iglesia. No, dice la mia chiesa. De Jesús. Di Gesù. Esatto. Giusto. E non hay nada. Non hay nada raro aquí. Porque non c'è niente di strano. Dios, Jesús es dueño de todo el mundo. Gesù, in quanto Dio, è padrone di tutto il mondo. Y puede usar a quien sea para hacer su plan. E può usare chi vuole per farsi il suo progetto. Y gloria a Dios que nos puede usar a una gente así como nosotros. Tra l'altro, gloria a Dio che può usare persino gente come noi. Porque no somos dignos de ser siervos de Dios. Perché assolutamente non siamo degni di base di essere servi di Dio. Y en ese momento yo creo que ni el Pedro se creía lo que él estaba escuchando. E credo che in questo momento neanche Pietro credesse alle sue orecchie. Conocemos un poquito más de él. Sì. De los evangelios. Poi andando avanti leggiamo e lo conosciamo un pochino meglio questo Pietro. Pero para soportar este pensamiento requiero recordar lo que dice en Efesios 2:20. Ma per mettere bene in chiaro vi ricordo che in Efesini 2:20. Si quieren escribirlo. Sì, se volete esa nota, annotarvi. Para pensar. Questo Efesini 2:20 per pensarci su. Lo voy a decir con mis palabras para no perder tiempo. Ve lo dico a parole mie per non stare qua a cercare. Dice que la iglesia está edificada a base de los apóstoles teniendo a Jesucristo como piedra principal. Dice che la chiesa è edificata, diciamo, tenendo come base di partenza gli apostoli, ma avendo Cristo come pietra angolare. E es así. Sì, effettivamente è così. Quando Jesús fu resucitato. Quando Gesù è risuscitato, antes de irse al cielo, prima di salire in cielo, él eligió 12 personas. Lui ha scelto 12 persone. Yo digo 12 porque creo que Pablo fue en vez de Judas. Dico 12 perché secondo me Paolo ha preso il posto di Giuda. Comunque. Para colocar el fundamento para la iglesia. Per fare la base, la fondazione della chiesa. Es así. È così. El Nuevo Testamento que tenemos es el testimonio de esa gente. Effettivamente il Nuovo Testamento, la seconda parte della Bibbia che abbiamo, è la testimonianza di quello che hanno fatto queste persone. Por eso Pedro también era parte de esa gente que Dios quería usar para colocar el fundamento de la iglesia. Ed effettivamente Pietro faceva parte di queste persone che erano nel progetto della fondazione originale di Dio. È sorprendente che Gesù possa usare a un gente come Pedro. È stupefacente pensare che Gesù poteva usare persino gente come Pietro. Para hacer su trabajo. Per fare il lavoro di Dio. E le dice che. E comunque. Che aun las puertas del Hades non van a poder
Persino le porte dell'Hades non potranno come dice? Vincere, ganare. Vincere, ganare. Che significa questa frase? E che cosa vuol dire qua? La porta dell'Hades. Che è la porta dell'Hades? Le porte dell'Hades. E cosa sono? Che è? Cosa sono? È una forma, también, más o meno, digamos, poetica. È una forma di dirlo, però che significa? È un modo di dire, una forma un po' poetica. Cosa vuol dire? Il potere dell'nemico. Sì, però más... Ma pratico, un po' sì, in pratica. A veces nosotros decimos sì. Non ho capito? L'infierno. E l'Hades è l'infierno. E l'Hades sicuramente. Però la porta dell'Hades. Ma le porte dell'Hades? La muerte. Claro. Come una persona entra all'Hades? Come fa uno a entrare all'Hades, all'inferno? Come ci va? Quando muore. Deve morire prima. Bien? Vero? E il. La morte è conseguenza di che? E la morte è conseguenza di? De peccato. E in la cruz Gesù venció, pagò per i nostri peccati e venció la? E sulla croce Gesù ha pagato per il nostro peccato e ha vinto la morte. Entonces Gesù dice che la gente... Per cui Gesù dice che la gente... Che va a ser... Perché la iglesia e la gente è lo mismo. Ok, diciamo che tanto comincia la gente, la chiesa è lo mismo, uguale. Sì. Okay. Entonces, la gente che se hace parte de la gente de Dios, de Cristo, per cui la iglesia, le persone che diventano parte della chiesa, di quelli che vanno con Dio, aún la muerte, persino la morte, non lo puede quitar. Non li può vencer, non li può vincere. Perché nosotros sabemos. Perché noi sappiamo. Perché la morte para nosotros. Che per noi la morte. Non è il fin. Non è la fine. È il nuovo comienzo. Semmai un nuovo inizio. È la vita eterna. È il passaggio verso la vita eterna. Entonces, lo peor che l'enemigo tenía. Per cui la cosa peggiore, l'arma peggiore che il nemico aveva. La muerte. Cioè la morte. Para nosotros. Per noi. Ya está vencida. È già vinta. E por eso Jesús dice que yo voy a elegir gente, mi iglesia. Per quello che Gesù dice, io sceglierò delle persone, la mia chiesa. Que aquí en la tierra puede sufrir mucho. Che certamente qua in terra possono anche soffrire, anche tanto. Pero nada lo va a vencer porque van a estar conmigo. Ma niente potrà vincerli perché loro saranno con me. Lo peor que nos puede pasar aquí en la vida es que nos maten. Oh, ragazzi, la cosa peggiore che ci può succedere in questa vita è che ci ammazzino. Però aún eso ya no tiene efecto en nosotros. Ma persino questo non ha veramente effetto su di noi. Esa es la promesa de Cristo y él dice que... È la promessa di Cristo che dice... Que eso lo, te voy a usar para formar mi iglesia. Io ti utilizzerò per formare la mia chiesa. Algo espectacular. E farò qualcosa di spettacolare. Entonces... E così. El versículo 19 dice... Siamo arrivati al 19. Te voy a dar las llaves... Ti darò... il regno dei cieli, le chiavi del regno dei cieli. E questa illustrazione a muchos se le hace muy difficile de entender. Ok, e questa effettivamente è un'illustrazione che molti hanno difficoltà un po' a capire. Quando Gesù usa una illustrazione, tenemos que pensar lógicamente. Certamente, quando Gesù fa un esempio, un'illustrazione, è meglio pensarci da un punto di vista logico. La chiave, le chiavi, è lo che si usa per aprire algo, no? Sono quelle cose che servono per aprire qualcosa. Quando arriviamo nosotros a este lugar, cada uno de nosotros llevaba una chiave, no? Quando arriviamo qua abbiamo la chiave per aprire la porta. Per aprire la porta giù. È vero o no? È così, no? Per forza. No. No, no. Sì. No, però cada uno no. Ah no, beh, por eso yo ni traducí cada uno. Perché non quería darle un'idea mala. No, no, però cada yo no tengo llave de aquí. Ovviamente non tutti hanno le chiavi della porta di sotto. Necesitamos solo una persona che tenga llave. Almeno uno abbiamo bisogno che ce l'abbia. No? E quando uno viene? E quando uno arriva? Todos están en fila. Siamo tutti lì fuori. E uno viene con la chiave. E uno arriva con le chiavi. Chic chic. Titric. Apre y ya todos entran. E tutti entrano. Entonces, Jesús, upa, se me apagó. Jesús dice que a Pedro. E Gesù dice che a Pietro. La chiave. Io ti do le chiavi.
Significa che Pedro va a tenere una tarea molto importante. Vuol dire che Pietro avrà un compito molto importante. Però non dice che te vuoi essere la puerta, per esempio. Per esempio, non dice Gesù a Pietro, ti farò la porta. E dice, te vuoi dare la chiave. No, gli dice, ti do le chiavi. E la chiave si usa una vez. La chiave la usi una volta. E poi, se è aperta la porta, non la necessitas. E poi, quando è aperto, non c'è bisogno delle chiavi dopo. Nos dà un pochito la idea di quello che Gesù quiere fare con Pedro. E che ci dà un po' l'idea di quello che Gesù vuol fare con Pietro. Che tiene un ruolo speciale. Che ha un ruolo particolare. Al principio. All'inizio. Entonces, pero sabemos. Ma sappiamo anche. Che non è il Pedro che trae la gente al cielo, no? Al reino celestiale. Che non è Pietro quello che porterà la gente in cielo, diciamo. Él no es la puerta. Perché lui non è la porta. En primer lugar, porque prima di tutto, quando vemos, en especial cuando leemos el Evangelio de Juan, per esempio leggendo nel Vangelo di Giovanni, in modo speciale, particolare, Jesús habla solo de sí mismo como la puerta. Gesù dice che lui stesso Él è la dice, porta. Yo soy el camino. Lui dice, io sono la via. Io sono la porta para que las ovejas entren Io y sono la porta attraverso cui le pecore entrano e escono dall'ovile. Aún dice, yo soy el portero. Dice, io... No, perdón, yo soy el pastor. Sì, io dice, sono il pastore. Y en Hechos, por ejemplo, Hechos 4:12 nos dice que no hay otro nombre. E in Atti 4, in capitolo 4, versetto 12, dice che non c'è un altro nome. Que en el cual haya salvación para los hombres. Nel quale ci sia la salvezza degli uomini. No, cuando nosotros buscamos salvación. Quando noi cerchiamo come salvarci. Nos llamamos a Pedro. Non preghiamo Pietro. Que nos abra la puerta. Per favore, apri, facci entrare. No, llamamos el nombre de Jesús. Chiamiamo, preghiamo, invochiamo il nome di Gesù. Pero entonces. Che ruolo jugò Pedro? Ok, allora Pietro che ruolo ha? Che significa questa chiave? Cosa vuol dire questa cosa delle chiavi? Entonces, un pochino más tarde veremos cómo Jesús usó a Pedro. Che significava questa chiave? Ora, tra un po' lo vediamo. Diamo un'occhiata a come Gesù ha utilizzato Pietro. Pero tenemos que seguir un poco con una frase más nel versículo 19. Ma volevo leggervi l'altro pezzo del 19. Hay una frase más que dice, lo que atas en la tierra será atado en el cielo, lo que soltas en la tierra será soltado en el cielo. Tutto ciò che legherai in terra sarà legato nei cieli, tutto ciò che scioglierai in terra sarà sciolto nei cieli. En primer lugar, tenemos que también entender que es una frase... No es una poesía, sino es una frase, viste, que se usa, no sé esa palabra en español. No es, entendemos que no habla de algo, a ver, es una frase figurativa. Ok, es una frase figurativa, es una imagen. Pero tiene un significado bastante claro. Que comunque ha un significado anche abbastanza chiaro. En primer lugar entendemos que... Prima di tutto capiamo che... Lo que Pedro va a hacer aquí en la tierra va a tener... conseguenzas o relación directa a lo que va a pasar en el cielo. Que quello che Pietro farà qui in terra avrà relazione, avrà succederà qualcosa direttamente collegato in cielo. Por ejemplo. Per esempio. Hay otro lugar donde se usa la misma frase. C'è un altro posto nella Bibbia dove si usa la stessa frase. Quando habla del perdón, Matteo versículo 10, capitolo 18. In Matteo 18. Quando dice che se un hermano pecò contro ti, quando dice se un fratello pecca contro di te, andà e tratta di arreglarlo. Vai e cerca di regolare, aggiustare le cose. E si encuentran perdón. E se riescono a perdonarsi, se riuscite a perdonarvi, lo que ustedes deciden aquí en la tierra. Quello che 18:18, quello che legherete sulla terra, va a ser así nel cielo. Rimarrà così in cielo. Eso es una buena promesa. Es una promesa maravillosa. Eso significa que nosotros podemos reconstruir las relaciones aquí en la tierra. Vuol dire che noi possiamo ricostruire le relazioni qua sulla terra. Y va a ser efectivo ahí. In effetti funzionerà anche là, funzionerà anche in cielo. Legal ahí. Sarà legale anche in cielo. Ya está arreglado aquí. Così, no basta. Se va a arreglar ahí. Chiuso qui, chiuso là. Perdón, ser perdonado.
cosa ti perdono, arreglada. Tu mi perdono, basta, non se ne parla non più. Lo recordamos más. Chiuso, finito. Ni aquí, né qua, ni allá, né là. Ya está. Boh. E la misma frase se usa aquí. E la stessa cosa, la stessa frase viene utilizzata qua. Y nos da a entender que, en primer lugar, está, hay una relación. Ok, quindi capiamo che c'è un rapporto. En segundo lugar, que tiene relación a lo que va a pasar en el cielo. Che e questo rapporto si estende a quello che succederà in cielo. Perché él podría, por ejemplo, para hacernos pensar, le sugiero, él podría haber dicho. Poteva anche aver detto, ve lo suggerisco così per ragionarci su. Lo que deciden aquí. Quello che decidete qua. Va a ser decidido en Roma. Lo decidiamo anche a Roma. Y lo que no resuelvan aquí no va a ser resuelto ahí. E invece quello che non risolvete qua non lo risolviamo neanche a Roma. Pero él dice que. Lo que deciden aquí va a ser así en el cielo, va a ser efecto en el cielo. Lui dice, quello che decidete qua avrà effetto su quello che succederà in cielo. Significa que es algo muy importante. Una cosa molto importante. Y ahora veremos que es así. Adesso diamo un'occhiata e vediamo che è così. Bueno. Ok. Y ahora tenemos que ver, si Cristo le dijo algo así a Pedro. Ma se Cristo ha detto una cosa così a Pietro. ¿Qué pasó después en la vida de Pedro? Ma poi dopo cosa è successo nella vita di Pietro? ¿Usó las llaves en alguna vez? Ma insomma, queste chiavi le ha usate, entendemos, no? Claro, que no son las llaves que vemos. È chiaro che dibujos. Non sono quelle chiavi del portachiavi di Pietro, eh? Pero ¿qué rol Pedro jugó? Ma insomma, che ruolo en el comienzo de la iglesia? Ha avuto Pietro nell'iniziare nella partenza della chiesa. Y aquí los invito a abrir tres pasajes más en la Biblia. E adesso vi invito a velocemente passare per tre posti della Bibbia. Los tres van a estar en en Hechos. E saranno tutti e tre nel libro degli Atti. Y en primer lugar es Hechos 2:14. E per esempio Atti 2:14, capitolo 2, versetto 14 nel libro degli Atti. Para darle un poco el contexto. E per darvi un po' il contesto. Es el Día de Pentecostés. È il giorno di Pentecoste. Quando la gente ve, quando la gente vede bajar el Espíritu Santo, che lo Spirito Santo scende y se da, y no pueden entender qué está pasando, e non riescono neanche a capire cosa sta succedendo. ¿Quién fue de los 12 dei 12, chi è che discípulos que empezó a explicar a la gente? Che ha cominciato a spiegare alla gente quello che succedeva? Pedro. Pietro. Y el 12:14 dice. E dal 12 al 14, Atti, capitolo 2, versetti da 12 a 14, dice: tutti stupivano ed erano perplessi, chiedendosi l'uno all'altro: ma cosa significa questo? Altri li deridevano e dicevano: sono pieni di vino dolce. Ma Pietro, levandosi in piedi con gli undici, alzò la voce e parlò loro così: uomini di Giudea, e voi tutti gli abitanti di Gerusalemme, vi sia noto questo, ascoltate attentamente le mie parole. Y le empieza a predicar. E comincia a predicare. Y después pueden fijarse al final de la predicación la gente. Guardate che poi alla fine della predicazione di Pietro sentió su culpa. La gente si è sentita, ha capito la propria colpa. Y la reconoció. E l'ha riconosciuta. Y they repented. E si sono pentiti. Y dijeron, ¿qué debemos hacer? E hanno detto che cosa dobbiamo fare? Y Pedro dice, creen en Cristo y sean bautizados. E Pietro dice, credete in Cristo, siate battezzati. Y en ese momento varios mil de personas pusieron su fe en Cristo. E migliaia di persone in quel momento hanno messo la loro fede in Cristo. Es la primera predicación. È la prima predica. En el Nuevo Testamento. Del Nuevo Testamento, di questa parte della Bibbia. ¿Y quién la hace? E chi la fa? Pedro. Pietro. Bueno, okay. Seguimos. Hechos 8:14. Al capitolo 8 invece, al versetto 14. Antes que leamos este pasaje. Prima di leggervi questo pezzettino. Les quiero contar un poquito la preistoria también. Vi racconto un po' il contesto. O hacerles recordar, creo que ustedes lo saben. O magari lo sapete già, ve lo faccio solo ripassare. En ese entonces en el mundo. Ok, nel mondo. De punto de vista de los judíos. Dal punto di vista degli ebrei. Había. C'erano. Judíos. C'erano gli ebrei. Y los gentiles. E tutti gli altri, i gentili. Y aunque aún para la gente creyente en Jesús de los judíos. E persino gli ebrei che avevano creduto in Gesù. El gentil.
I gentili, cioè tutti gli altri, noi, tipo... Non podia credere in Cristo. No, non era previsto che potessero credere anche loro in Cristo. Primero tenía que ser judío. Tanto dovevi, prima diventare ebreo. Cumplir la ley. Compiere la legge. Hacer la circuncisión. Essere circonciso, seri uomo. Ser bautizado. Essere battezzato. No en nombre de Cristo. Ma non nel nome di Cristo, dico. Ser bautizado para ser... Judío. No, no, essere battezzato come segno di appartenere al popolo. Es una pratica che apareció antes de Juan Bautista. Perché effettivamente quella del battesimo era una pratica tipica, molto prima di Giovanni Battista, come sí. segno di appartenenza al popolo ebraico. Era una forma di dire, dejo di essere gentile, me hago judío. Era un modo di dire, smetto di essere gentile di tutto il resto della gente e divento ebreo. E solo ahí il gentil podía creer en Cristo. E solo a quel punto lì avresti avuto il permesso di credere in Cristo. Los judíos a los gentiles le decían perros. Gli ebrei ai gentili, come noi, li chiamavano cani. Porque nosotros somos el pueblo elegido y ustedes... Perché noi ebrei siamo il popolo eletto. Idólatras. E voi zero. Entonces, que uno vaya a predicar a los gentiles... Che uno vada a predicare ai gentili... No. Non esiste proprio. Pero, había un grupito más. Ma c'era un gruppetto. Eran los samaritanos. Erano i samaritani. Para el judío... Per gli ebrei... El samaritano. I samaritani. Era peor que el gentil. Se possibile erano ancora peggio dei gentili. Perché? Perché? Perché los samaritanos. Perché in fondo i samaritani son una mezcla. Erano un mix de judíos y gentiles. Di ebrei e gentili. Era lo peor que podía ser para un gentil, para un judío. Peggio di così non si poteva fare. Por eso, ¿se acuerdan la parábola del samaritano? Infatti vi ricordate la parabola del buon samaritano? No. Per carità. Ti ricordas la mujer samaritana e Gesù? La donna samaritana e Gesù, te lo ricordi? Come mi hablas a me? Vos sos judío. Che la donna gli dice, ma scusa, ma tu ebreo parli a me, samaritana? Los judíos. Gli ebrei proprio... Ni cerca querían estar. Ma neanche vicini ai samaritani. Perdón por un ejemplo político, como el Putin con su gente. Come succede adesso, scusate, la battuta politica. No. Con Putin e le sue persone, per carità. Ahí la tiene. No, 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 state lì. Yo soy muy santo para ustedes. Io sono troppo in alto per voi, poveri plebei. Así eran los judíos. E in fondo gli ebrei erano un po' così. Però che passa qui? Ma, oh, qui cosa sta succedendo? Nel capitolo 7, quello precedente. Matan a Stefano. Ammazzano Stefano. E empieza una persecuzione. E comincia una persecuzione. E la gente che se va de Judea. E la gente che, diciamo, corre. Se ne va, esce da quel. Tiene che passare per Samaria. Diciamo dall'area intorno a Gerusalemme, cosa fa? Attraversa Samaria. Alcuni passano con. Non dice nada. Qualcuno attraversa senza farsene accorgere. Però los otros van y predican a los samaritanos. Ma gli altri, già che passano di lì, parlano ai samaritani. E alcuni crescono in Gesù. E guarda, alcuni dei samaritani cominciano a credere in Gesù. Però come può essere che i samaritani creano in Gesù? Non può essere che siano ora igual recibidos por Dios. Aspetta, ma no, non può essere che i samaritani credano in Gesù. Adesso cos'è? Che sono come noi? Entonces mandan a Juan y a Pedro. Per cui mandano Giovanni e Pietro. A ver, eran la gente más. Que insomma, erano quelli un po' di autorità, sí, no? Sí, eran la gente más de autoridad sí, en la iglesia. Erano un po' i capi, diciamo. Sí, no, pero de verdad, erano quelli. Los discípulos de Cristo. Erano discepoli di Cristo. Entonces, lo piden ir, lo mandan, dicen, a ver, miren qué pasa. Effettivamente li mandano e dicono, andate un po' a dare un'occhiata, cosa sta succedendo. Y va Juan y Pedro. E così Giovanni e Pietro vanno lì. Y dicen, sí, de verdad. E dicono, sì, effettivamente succede così. Creen en Cristo. Credono in Cristo. Entonces oran, ponen sus manos. Per cui pregano per loro, impongono le mani, questo gesto. Reciben el Espíritu Santo. E anche questi samaritani ricevono lo Spirito Santo. El mismo Espíritu Santo que los judíos recibieron el día de Pentecostés. Que era lo stesso Spirito Santo idéntico que avevano ricevuto gli ebrei il giorno della Pentecoste. Con las mismas expresiones del Espíritu Santo. Con le stesse espressioni, gli stessi modi espressivi. Sí, con habla en lengua y todo. Parlare in lingua e tutto. Entonces, para todos era
efectivo que Jesús ha recibido, que Dios recibe a los samaritanos igual que los judíos. E quindi per tutti è diventato ovvio che Dio riceveva allo stesso modo ebrei e samaritani. ¿Y a quién Dios usó para abrir esa puerta de predicar a los samaritanos? Scusate, ma questa opportunità di predicare ai samaritani, chi l'ha presa? Chi l'ha avuta? A Pedro. Certo, era lui. Y estamos ya terminando. Stiamo per concludere. En Hechos 10:34. Saltaste l'8. Sì. Ok. 8:14. 8:14, sí. Se quieres leer. Ok. Es el versículo donde dice que... E qua l'8:14 che vi ho citato prima, è il versetto dove dice: allora gli apostoli che erano a Gerusalemme, saputo che la Samaria aveva accolto la parola di Dio, mandarono in Samaria Pietro e Giovanni. Sì. Lo che dijiste. Sì. Antes. E ahí, e da lì. E ci appoggiarono la mano. Y recibieron. Hanno pregato, imposto le mani, anche samaritano ha ricevuto lo Spirito Santo. Ora la terza situazione. E la terza situazione che vi volevo raccontare è anche l'ultima. Ora sabemos que los quindi sappiamo che judíos pueden creer en Cristo ser salvos. Che gli ebrei possono credere in Cristo e essere salvi. Sabemos que los samaritanos pueden creer en Cristo ser salvos. E sappiamo che anche i samaritani possono farlo. Pero qué en cuanto a los gentiles. E scusate, e per quanto riguarda i gentili. ¿Pueden creer en Cristo y ser salvos? Ma tipo que anche loro possono credere in Cristo e essere salvi? Son gitanos, son gentiles. Sí, sí, sono gentili, sono stranieri. No, no saben ni de Abraham. No, non sanno niente di Abramo. Ni de Noé. Non sanno niente di Noè. Ni de Moisés. Non sanno niente di Mosè. Ni de David. Non sanno niente di Davide. No saben quién es Daniel. Non sanno chi è Daniele. No saben ni un nombre de los profetas. Non sanno neanche citare un nome dei profeti. Ni uno de los promesas de los profetas. Non sanno niente delle promesse di quello che hanno detto i profeti, non sanno niente. Come che pueden creer en Cristo y ser igualmente recibidos ma, por Dios? Dai, com'è possibile che credano in Cristo e essere come noi? Yo toda mi vida estuve cumpliendo la ley. Oh, io tutta la vita ho rispettato la legge. Voy a todas las fiestas. Io participo alle feste. Hago todos los sacrificio faccio tutti i sacrifici previsti, mi comporto, traigo mia offrenda, porto le mie offerte di qua e di là. E al ricevere a Cristo, él tiene la misma posición delante de Dios que yo. E adesso arriva uno che riceve Cristo e per questo è come me, è uguale a me? Sì. È così. E el hecho 10:34. E a 10:34 es una situación que no voy a contar mucho. Pero, adesso non è che vi racconto tutto il contesto. Pero es el primer caso en la Biblia que un gentil, totalmente gentil. Ma il primo caso nella Bibbia in cui un gentile, uno straniero, straniero e basta. Que no tiene nada que ver con los judíos. Che non ha niente a che vedere con gli ebrei. Escucha el Evangelio. Ascolta il Vangelo, la buona novella. Predicado por Pedro. Che Pietro gli ha predicato. Cree en Cristo. Crede in Cristo. Y recibe el Espíritu Santo. E riceve lo Spirito Santo. Él y toda su familia y todos los amigos que estaban en lui, casa. La familia, gli amici che erano a casa. El primer gentil. Il primo gentile straniero. Cornelio. Il Cornelio. Leamos el 10:34. E Atti, capitolo 10, versetto 34, dice: allora Pietro, cominciando a parlare, disse: in verità capisco che Dio non ha riguardi personali. Y le sigue, sí, ahí después predica. E da lì in avanti predica. Y es interesante que Pedro aún no llegó a hacer la invitación. Che Pietro non è neanche arrivato a dire: allora dai, chi vuole essere cristiano? Que ya bajó el Espíritu Santo. Che lo Spirito Santo era già sceso da solo. Porque el Espíritu Santo baja cuando la persona cree. Perché lo Spirito Santo arriva quando la gente crede. Y Dios ve el corazón. E Dio capisce, legge nel cuore della sí. gente. Entonces vemos que Pedro, quindi vediamo che Pietro fue la persona que Cristo usó, è stato la persona che Cristo ha utilizzato para abrir las puertas del evangelio, per aprire le porte al Vangelo a toda clase de personas, a tutti i tipi di persone, a los judíos, agli ebrei, a los samaritanos, ai samaritani, a los gentiles, agli stranieri, ai gentili. Y de ese momento, e da lì in avanti, nosotros predicamos a todo el mundo. Noi possiamo parlare del Vangelo a chiunque. Porque el Evangelio es para todo el mundo. Perché il Vangelo è per chiunque. Para toda persona tutte que le persone in Cristo. Che credono in Cristo. Que quiere creer. Hay dos conclusiones que quiero, a las que quiero llevarnos. Due conclusioni. Pero antes.
Ma prima... Perdón, hay un versículo muy importante. Uno, vi voglio leggere ancora un versetto. Hechos 15, 7. Atti 15, 7. Atti 15, 7. Dice. Che dice? Perché le cuento un pochito lo che passa qui. Sì, sì, anche qua, due parole. Quando Pedro predicò a Cornelio. Quando Pietro ha predicato a Cornelio. E il ricevò Cristo. E Cornelio ha creduto in Cristo. Ricevò lo Spirito Santo. Ricevuto lo Spirito Santo. Pedro lo bautizzò. Pietro lo battezza. Pedro vuelve a Gerusalemme. Pietro torna a Gerusalemme. E la cristianos en Jerusalén. E i cristiani a Gerusalemme. Le dicen a Pedro. Gli dicono. Perché fuiste a comer con los gentiles? Scusa, scusa. Ma com'è che ti sei mescolato con gli stranieri? Ci hai mangiato insieme? Come che fuiste a los gentiles? Non possiamo tener contatto con los gentiles. Noi non possiamo avere contatti con i gentili. Entonces Pedro le dice. Pietro dice. Pare. Calma, passo alla volta. Le cuento lo che passò. Mi racconta come è successo. E le cuenta tutto come Dio lo fu llevando. Gli racconta come Dio l'ha portato di qua, a Cornelio. E in mezzo a questa charla Pedro dice queste parole. E mentre è lì che racconta, Pietro adesso dice quello che c'è scritto al capitolo 15 degli Atti, al versetto 7. Ed essendone nata una vivace discussione, Pietro si alzò in piedi e disse: fratelli, voi sapete che dall'inizio Dio scelse tra voi me, affinché dalla mia bocca gli stranieri udissero la parola del Vangelo e credessero. Come Pedro sapeva che Gesù lo escogió? Ma come faceva Pietro a sapere che Gesù l'aveva scelto? Quando? Quando è successo? In Matteo 16. È successo in Matteo 16. Quando Pedro vio come Dio lo stava usando. Perché quando Pietro si è reso conto che Dio lo stava veramente usando. Ricordò lo che Gesù le aveva detto. Si è ricordato di quello che Gesù gli aveva detto. E disse: è vero, Dio mi quiso usare per aprire le porte. Oh, davvero? Questa cosa delle chiavi. Vedi? Dio mi ha usato per aprire le porte. E in capitolo 15. E al 15. Paran toda discussione. Taglia tutte le discussioni. E le dicen, e gli dice: dai. Predicamo il Evangelio a tutta la gente. Dai. Predichiamo il Vangelo a tutti. E non le hacemos cumplir la ley. E non gli chiediamo di diventare prima ebrei, circoncisione, battizzato. Non c'entra niente. Non tiene che cumplir la ley. Non serve. Simplemente tiene che credere in Cristo. Serve credere in Cristo. E sarà salvo. E se fai così, sarai salvo. Entonces, las dos conclusiones que allora, llevamos. Eccoci qua, le conclusioni. En primer lugar. Punto uno. Las Escrituras interpretan a las Escrituras. La Bibbia spiega la Bibbia. Muchas veces simplemente tenemos que seguir leyendo. Tante volte i dubbi si chiariscono, basta che vai avanti a leggere. Y vamos a ver cómo las escrituras complementan y explican a las escrituras. Ci rendiamo conto di come le scritture, la Bibbia, completa e spiega se stessa. Pero en segundo lugar. Secondo punto. Las puertas ya están abiertas. Le porte sono già aperte. Nosotros estamos llamados a invitar la gente. E noi siamo invitati, chiamati a invitare la gente. La puerta del Evangelio ya está abierta. Ma sì, perché la porta del Vangelo è già aperta. No hay ninguna persona nel mondo. Non c'è nessuno al mondo. A la cual no debemos predicarle el Evangelio. A cui non si possa raccontare del Vangelo. Y nosotros somos llamados a predicar. Anzi, effettivamente siamo chiamati a farlo. Lo estamos haciendo. Lo stiamo facendo? Los invito a vivir una vida. Vi invito a vivere una vita. De invitación a la gente. Una vita durante la quale possiate invitare la gente a entrare. Amen. Amen. Grazie. Se volete servire per favore il pane e il vino. Thank you.
sai che è. Tu eri già all'inizio dell'età, ben oltre ai troni e dagli eroi e dai prodigi che il mondo vide mai. La tua vita spesa per morire come una rosa precisa e calpestata. Pensasti a me vedendomi già con di quel che in essa c'è, prima dell'uomo, di quel che sai che è. Tu eri già all'inizio dell'età, ben oltre i troni e dagli eroi e dai il mondo vide mai. Ori e ricchezze, beni e prosperità, chi può misurare quel che sei? Il tuo corpo inchiodato a quella croce, la tua vita spesa per morire come una rosa recisa e calpestata. Pensasti a me vedendomi già con te, il tuo corpo inchiodato a quella croce, la tua vita spesa per morire come una rosa decisa e calpestata. Pensasti a me vedendomi già con te, come una rosa decisa e calpestata. Pensasti a me vedendomi già con te. Quindi non importa più se sei italiano, spagnolo, ucraino, albanese, americano, non importa più. Non importa più se sei bello, brutto, non importa più se sei ricco, povero. Non importa neanche se sei bravo o cattivo, non importa. Perché tanto la Bibbia dice che siamo tutti cattivi, quindi... L'unica cosa che importa, l'unica cosa che fa differenza è se credi che Cristo è morto sulla croce per i tuoi peccati
È l'unica differenza. Cancella questa cosa che ti devi comportare. Non ti devi comportare. Credi che Cristo è morto per i tuoi peccati sulla croce? Sì? No. E boh. Se oggi è sì, vieni con noi. Questo pezzettino di pane ci ricorda che il corpo di Cristo è stato spezzato per me e per te sulla croce. E questo goccettino di vino mi ricorda che il sangue di Cristo è stato sparso per me e per te sulla croce. Se invece per te oggi era no, e no, non ti sembra che Cristo sia morto per i tuoi peccati sulla croce, non c'è da stupirsene. Sei come ero io e come era un sacco di gente qua, ok? Per cui, ok, possiamo spiegarti invece che Cristo è morto per te, per i tuoi peccati sulla croce. Possiamo spiegartelo? Se possiamo spiegartelo, lasciacelo spiegare. Ne avremo veramente voglia. In qualunque modo e maniera, i punti di contatto sono tantissimi, e non lo dico per dire, lo dico perché adesso arriverà una slide che ci parlerà anche di questo. Sono infiniti, ok? E avremo veramente piacere di raccontarti quello che per noi è la cosa alla fine più importante di tutte anche per te. Perché alla fine quello che cambia davvero, appunto, non è se sei italiano, latinoamericano, americano, ucraino, non so, cambia niente, ok? Tutto il mondo è paese, anche da quel punto di vista qua. Non importa se sei bravo, ma io, no, non importa. L'unica cosa che importa è se per te Cristo è morto per i tuoi peccati sulla croce oppure no. Siamo La Promessa a Genova, ci riuniamo in Via Morin 1 nel quartiere Foce. La funzione che avete appena visto comincia la domenica alle 10, siete assolutamente tutti invitati, o qua di persona come chi ha resistito alla maratona, mezza maratona, Sant'Agata eccetera, e come tutti voi che ci seguite online, siamo a vostra disposizione. Durante la settimana abbiamo alcune cose, ecco, il primo punto più importante di oggi non sono gli annunci di quello che faremo durante la settimana, ma che c'è il giro alla Fiera di Sant'Agata adesso a fine culto. Adesso a fine culto la famiglia Tischenko, qualcuno di noi, già che c'è, facciamo due passi fino là, più o meno in Corso Sardegna, e facciamo un giretto, i banchetti, ci troviamo qualcosa da mangiare, cose di questo tipo. Tutti i lunedì dalle 8 alle 9 sul nostro canale WhatsApp c'è la chat di preghiera. È un nome che potrebbe essere fuorviante, perché non è una chat di quelle che è molto vivace, ci si scambiano degli argomenti, in realtà si chiacchiera anche degli argomenti che si sceglie per la preghiera, mentre mercoledì alle 7 su Zoom, anche lì assolutamente, se volete partecipare basta dirlo e vi inseriamo, c'è lo studio della Bibbia. Lo studio della Bibbia consiste nel prendere la Bibbia e studiarla. E in questo momento, da ormai più di 2 anni, il titolo dello studio è A spasso con Gesù, perché effettivamente per tagliar corto a paroloni, quella roba lì, abbiamo deciso, andiamo a spasso con Gesù, andiamo in giro con Gesù, camminiamo con Lui, vediamo quello che vedeva Lui, partecipiamo, perché abbiamo attraversato la Galilea, la Samaria, abbiamo conosciuto un sacco di gente, siamo stati recentemente sotto la croce di Cristo a vedere da lontano, noi eravamo quelli che erano un pochino più lontani, la sua morte, siamo stati stupiti dall'annuncio della resurrezione della settimana scorsa, che abbiamo letto la settimana scorsa e che festeggeremo ufficialmente domenica prossima. E ora stanno per succedere le ultime cosettine del Vangelo di Luca e poi penso che continueremo la passeggiata e andremo verso gli Atti e parteciperemo di questo a spasso con i discepoli o quello che sarà. Ta-na-na-na. Ah, ok. Miriam Corradini, 12 aprile, Pietro Fiorentino, il 15 aprile.
E con questo, grazie mille di essere stati qua, grazie della vostra presenza, del vostro impegno, grazie mille, ma non è vero. Io ringrazio, ma è sbagliato. Cioè, ringrazio perché è giusto ringraziare. È educato. Ma in realtà mi avete teso una trappola, volevate vedere se stavo attento, e sono stato attento, abbastanza attento, e effettivamente come risultato dell'assemblea di chiesa, che è stata l'ultima domenica di gennaio, come tutti gli anni, desideriamo che l'ultima domenica di gennaio ci vediamo tutti e chiacchieriamo un po' di quello che abbiamo fatto, di quello che faremo. Alcune delle cose che avete suggerito, nel frattempo le abbiamo messe in marcia. Cos'è sta a fare? Ah, se, no, torna indietro. No, perché cioè, la Giorgia, come tutti gli artisti, bisogna tradurre, bisogna leggere il giorgese. Il giorgese, in giorgese questo è evidente, si capisce da sé cosa sono. Questo è il codice dei colori che diciamo, utilizziamo nella comunicazione di chiesa. Okay? Per cui questo bluetto, adesso no, non voglio essere ironico, questo meraviglioso azzurro, questo splendente arancio e questo imponente nero, sono i colori che abbiamo, che sono quelli della nostra comunicazione. Dopo aver sentito, vagliato, ascoltato tantissimi suggerimenti, alla fine procederemo in questo modo, cioè il muro che vedete qua, in fondo alla sala, che tra l'altro qua ci vorrà un applauso speciale per chi nel corso di questa settimana si è messo lì e ha ridato il bianco sopra per aiutarci a vedere bene. Questo qualcuno è Umberto Lupis, che ha verniciato il muro talmente bene e talmente con coscienza e senza che gli scappasse neanche un millimetro quadro, che ha anche verniciato un po' la batteria, un po' le piante, ma è giusto perché no, per essere sicuro che non gli scappasse niente. E, come dice il proverbio, è meglio essere grassi che stupidi. No, vabbè, dice meglio abbondare che deficere, ma è uguale. E quindi così è. Abbiamo pensato di fare così. Abbiamo pensato di fare così, avevamo pensato, ma mettiamo una croce. Qualcuno di noi ha detto, se fate la croce io del legno d'ulivo, grazie mille, è stato un pensiero carinissimo. E poi, dopo tanti ragionamenti, anche da un punto di vista visuale, anche da un punto di vista, insomma, è difficile tener conto di tutto, ok? E probabilmente non l'abbiamo fatto. Ma per ora sarà così. Per cui dietro il predicatore, cioè qua, non ci sarà nulla, perché poco vicino al predicatore ci sarà il quadro, su cui in ogni momento, sia qui dal vivo che online, si vedono i marchi, diciamo, il logo della chiesa, per cui c'è la croce, c'è tutto, e dietro il gruppo Lode metteremo una delle frasi centrali di noi, della promessa, Dio ti ama, e il logo croce bianca in campo blu, che sarà, come vedete dal disegno, separato dall'angolo del muro. Per cui probabilmente chiederemo a Umberto se avrà voglia di dare il bianco anche a quella parete, in modo che sia tutta di colore omogeneo e il marchio, il logo pallino blu con croce bianca sarà più o meno metà di qua e metà di là dall'angolo, in modo che sia chiaro, visibile, ma non troppo impegnativo da questo lato, e sarà così. Un'altra cosa, sì, il giù in bacheca continua a essere visibile il lavoro di Augusta, coadiuvata da altre persone che lo aiutano. Questo è sempre il, non so, si dice visual, ma è quella roba lì, diciamo, la nostra comunicazione visiva della chiesa. E nella bacheca esterna, sì, perché non ci sarà più l'orario
sul cartellone grande, no? Perché un po' si cambia, un po' non si cambia, è più facile averlo sotto mano che il limitatore ristampi. Per cui la bacheca esterna avrà questi 5 campi più il pensierino, avrà i telefoni, avrà website e Facebook, avrà l'orario dell'incontro principale dal vivo, diciamo, avrà l'orario dello studio biblico e ci sarà questo versetto che richiamerà di nuovo l'identità della Chiesa. Mentre il pannello in cima alle scale, quello che la gente vede salendo in su, riporterà, diciamo, più o meno la stessa scritta, ma con quel modo lì, mentre questi saranno due pannelli che saranno prodotti e affissi alle cassette dove riceviamo il vostro contributo e le idee, le proposte, critiche, suggerimenti e tutto quanto. Invece, entrando dalla porta verde, prima di girare a sinistra per le scale, ci sarà questo quadro, che è simile a quello che abbiamo, e sopra la porta la insegna, quindi, per queste ragioni, diventerà così. Abbiamo anche rinnovato, grazie all'intervento di molti, il volantino di cui distribuiamo una quantità abbastanza importante, interno e esterno, per cui questo, diciamo, è la copertina. Il volantino in realtà è come un libretto, no? A5, e la copertina esterna sarà fatta così, di nuovo con il visual, con lo stile visivo della promessa, e ci sarà anche il QR code, se sai cos'è, bene, se non sai cos'è te lo spiego a parte, ma ti manda al posto giusto a vedere il resto dei dati, mentre all'interno dello stesso volantino di cui abbiamo appena visto la copertina, all'interno invece sarà così, si spiega da sé, poco testo, proposta di regalare una Bibbia, i dati per contattarci, dove vederci, eccetera. Un'altra cosa che abbiamo fatto, su cui abbiamo lavorato, è, diciamo, come raccogliere in modo obiettivo una base dati per un'eventuale ricerca del locale. Molti di voi si sono impegnati, grazie. Molti di voi hanno dato dei suggerimenti, grazie. Abbiamo veramente, è stato molto bello, finora non abbiamo trovato niente di davvero adatto, e abbiamo notato che alle volte diciamo, la buona volontà, la disponibilità di molti di voi, è stato un po' difficile poi riassumerla in dati. Sì, vai, mi piace, non mi piace, però un'eventuale scelta come spostare la promessa da via Morin da qualche altra parte deve avere un po' di più che mi piace, non mi piace. Secondo me ci vorrebbero una serie di dati che tutti possano condividere. Per questo abbiamo sviluppato questa scheda, che è disponibile sia su carta che su Excel. Chiunque desideri suggerire un immobile, ha visto una palestra, un negozio, una pizzeria, un castello medievale, qualunque cosa possa succedere, a chiunque tu sia, ti chiediamo di dircelo, di dirmelo, ti do una o ti diamo una di queste schede. Per favore, vai a vedere personalmente, prima di qualunque altra cosa, il posto a cui stai pensando. Molti di voi, grazie, ma ci hanno detto, oh guarda, su immobiliare.it, no, se ti sembra adatto, prendi appuntamento e vai, personalmente, quando vuoi, quando ti comoda. Quando ci sei stato, per favore, compila questa scheda. Qui è un po' piccola da vedere, ma è facilissimo. È una scheda molto banale, dice, questa colonna tipicamente non c'è, e questa la scheda, per cui la scheda ha queste due colonne più queste note. Le colonne dicono sì e no. Cioè, c'è uno spazio esterno? Sì, no. Metti la crocetta. È un interno regolare senza colonne? Sì, no. Ha due bagni? Sì, no. C'è il parcheggio a meno di 200 metri? Sì, no. C'è il riscaldamento, l'impianto elettrico, c'è già in ordine? Sì, no. C'è vicino il bar per farci una colazione o la mattina andare a bere il caffè dopo il culto? Sì, no. C'è la doccia?
Sì, no, molto facile. Vai, lo guardi e poi metti le crocette sulle caselle sì, no, in modo da che noi possiamo avere un'idea di quello che hai visto con le tue foto, magari il video, quello che hai fatto. Questa scheda vieni da me e mi dice, guarda Andre, ho visto su immobiliare.it questa palestra, sono andato a vederla, così è più semplice, quando ti comoda, qualunque momento, sono andato a vederla, ho portato la scheda, queste sono le foto, ecco guarda. Così possiamo veramente lavorare su questa idea di un eventuale nuovo locale. Uno dei primi esercizi di quello che vi sto dicendo, esercizi pratici, è stato quando Giorgia è andata a vedere a San Martino, vicino Via Passaggi, se era bello o brutto, un locale, diciamo, e senza entrare adesso nel merito di tutte queste schede, Giorgia ha riempito questa scheda, me ne ha parlato, abbiamo visto le foto insieme, e ha scritto, non so, c'è il posto autocondominiale? No. Si può installare l'aria condizionata? Sì. All'interno è regolare senza colonne? Sì. C'è il parcheggio di 200 metri? Sì. È andata, l'ha guardato e ha scritto sì, no, nelle varie colonnine. Grazie Giorgia, e per favore, visto che molti di noi, di voi, hanno sottolineato quanto importante sarebbe un altro locale, senza questo, con quello, più di questo, meno di quello, ne abbiamo parlato diverse volte, avete molto insistito, e quindi per favore aiutateci ad andare nella direzione giusta. Questo è la planimetria del locale che ha visto Giorgia, con le sue luci e le sue ombre, questa è la geolocalizzazione, ma diciamo chi sa dove Via Passaggi lo sa e chi non lo sa, purtroppo vale così. Questo locale ha una parte sotto, diciamo più diciamo, tipo palestra, garage, un locale un pochino più tecnico, per cui voltato senza colonne, e al piano di sopra, come fosse, non so, 2/3 più alto di luce, poi qua, ecco, grazie, vedete il locale che va fino in fondo e poi quello che erano gli uffici al piano di sopra, torna indietro, che è fatto così, per cui stanze, stanzette, bagni, eccetera, eccetera. Potenzialmente questo è l'esterno, ha l'ingresso sulla strada, è carrabile, per cui tu che vuoi venire per forza con la tua Jaguar in chiesa potrai mettere, eventualmente decidessi di andare lì, la Jaguar in garage in chiesa, e questo è il piano di sopra, cioè questi sono gli uffici, ok? Quelli che erano uffici, chiaramente a noi eventualmente servirebbero in un altro modo, queste sono le foto degli uffici, luminoso, bello, abbastanza positivo anche per il rumore, eccetera. E direi che questo è quanto. Ve l'ho detto per dire che ci stiamo lavorando, lo strumento della scheda è uno strumento assolutamente indispensabile, ok? Per favore non dite, ho visto un annuncio, no, vai a vederlo, compila la scheda e me ne parli, così alla fine o mentre lo faremo avremo una lista di cose di cui poi parlarvi, di cui raccontarvi, ma a ragion veduta. Guardate, abbiamo visto questi 5 immobili, questo così, questo cosà, questo cosù, questo costa così, queste sono le foto, se no se ne parla sempre su io, ma, penso, forse, eccetera. Ok? Grazie mille, ringrazio allora, grazie mille di essere stati con noi, o il caffè o quello che succederà e andremo a vederci la Fiera di Sant'Agata, buona domenica.